Dio è Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo. Sono diversi tra di loro, ma sono in unità, perché lo Spirito Santo fa sì che ci sia l'armonia tra di loro. Anche nella musica è così. Per fare un accordo, per fare un'armonia, ci vogliono tre note diverse, ma in armonia tra di esse. Anche tra noi deve essere così. Noi siamo diversi gli uni dagli altri, ma se c'è lo Spirito Santo tra di noi, Lui farà sì che le nostre diversità diventino armonia. La Trinità, quindi, non è solo una verità da credere, ma è il nostro dover essere. Noi dobbiamo diventare come loro. Non basta credere nella Trinità, bisogna vivere la Trinità. Padre, Figlio, Spirito Santo, tre persone che vivono l'una con l'altra, l'una per l'altra, l'una nell'altra. Ciascuna persona in dono alle altre, al servizio delle altre. Così deve essere tra noi. Nella Trinità non si vale per ciò che si fa, ma per ciò che si è come persona. Così deve essere tra noi. C'è un proverbio molto famoso nella nostra lingua che secondo me è sbagliato: tutti utili, nessuno indispensabile. È sbagliato questo proverbio, lo conoscete? Tutti utili, nessuno indispensabile. Perché tu guardi le persone per quello che fanno, per quello che ti possono dare. Allora se guardi in modo utilitaristico così, utilizzerai questo proverbio. Ma il mio proverbio è diverso, e secondo me il proverbio del cristiano è questo: tutti indispensabili, nessuno utile. Perché tu sei indispensabile perché ci sei, perché sei tu, non per quello che mi puoi dare. Nella Trinità ognuno si fa nulla per far essere gli altri. Ognuno dona tutto se stesso all'altro fino a perdersi nell'altro. Ed ecco allora che proprio guardando al nostro Dio d'amore, Dio comunione d'amore, impariamo come vivere la vita. La Trinità è il nostro modello. E un ultimo slogan per dire com'è importante la comunione tra noi. Chi fa da solo fa più veloce, è vero? E questo sì. Ma chi fa con gli altri va più lontano.